Dai cazzo, dai cazzo, dai cazzo! Vittoria importante, 3 punti fondamentali, cazzo! Quelle partite sofferte anche fin troppo, ma importanti quando si vincono. 1-0 in casa della Samp a Genova, vittoria veramente importante, vittoria di maturità, perché comunque non era secondo me facile andare a giocare contro il Genova, che comunque ok, è una squadra virtualmente salva, ma è sempre una squadra che ti può dare fastidio. Abbiamo fatto una partita buona, non eccellente, ottimo primo tempo, forse buono, dove è nata l'azione del gol di Mkhitaryan, penso una delle azioni più belle che ha fatto la Roma manovrando dal basso. Buon primo tempo, il secondo tempo per me è gestito un po' troppo, però che sofferenza alla fine andare alla bandierina con Oliveira. Troppa sofferenza secondo me in una partita che la potevi chiudere, perché la Samp ok, è una buona squadra, l'ho detto all'inizio, però eri nettamente più forte della Sampdoria. Oggi era importante vincere, perché oggi l'Atalanta ha perso contro il Napoli, quindi allunghi a più 3 sull'Atalanta. È vero che c'è una partita in meno, però comunque con gli scontri diretti stai a favore, quindi adesso sei virtualmente quinto ed è un buon risultato secondo me. In Champions è complicato, considerando che andremo in Conference le prossime giornate contro il Bodo e così, ma l'importante era vincere. Ottima la partita oggi per me, il migliore in campo è Mkhitaryan, che fa un gol che l'ha, diciamo, abbastanza fortunato, però del resto Mkhitaryan è presente in molte azioni. Secondo me qua è l'armeno, è il giocatore chiave che fa girare la Roma, un giocatore veramente importante. Poi del resto la difesa gioca bene, Smalling e Mancini fanno una gara ordinata, Ibañez parte male con un giallo, non fa una grande partita, Zaleski ha fatto un'ottima partita, Karsdorp una partita ottima, Cristante pure ha fatto una grande partita, Oliveira certe volte usciva bene, certe volte sbagliava. Secondo me Mourinho ha sbagliato troppo a non fare cambi, perché se io mi sarei incazzato se buttavamo una vittoria come questa, dove potevi ancora fare più gol, perché hai tardato i cambi, perché Oliveira e Pellegrini non si reggevano più in piedi. Pellegrini fa una buona partita, Abraham si mangia un gol che poteva andare sul 2-0, ma del resto nulla da dire, gara buona, 3 punti, andiamo al 54, testa ora al Bodo, che sarà la partita della stagione, perché dobbiamo ararli, dobbiamo riprenderci una piccola vendetta su quello che è successo in Norvegia 5-6 mesi fa. È veramente una gara ostica. Oggi bene, non benissimo, però andiamo avanti così, perché comunque vincere aiuta a vincere. Decimo risultato utile consecutivo, la Roma non perde in casa, non perde con la partita con la Juventus, e quindi è una cosa importante. Diciamo che la partita con la Juve non la dovevi perdere, però diciamo che la prima vera sconfitta che sei arrivata è stata quella con il Milan. Del resto nulla da aggiungere, sempre forza Roma, dai cazzo, abbiamoci questi 3 punti. E un'altra cosa, non voglio vedere più Vigna, raga.